Veniamo subito alle formazioni in campo quest'oggi. Per quanto concerne la Palermano Trieste, con il numero 1 Zaro, 16 Postonia, 3 Radojkovic, 4 Oviglia, 5 Dapiran, 7 Anici, 9 Pernic, 10 Kunjak, 13 Rinaldo, 14 Carpanese, 15 Sirotic, 18 Leone, 19 Visintin, 20 Dougan. Allenatore Giorgio Veglia. E veniamo alla squadra ospite del Bozen, con il numero 12 Andergassen, 16 Jurina, 6 Waldner, 17 Kleber, 9 Obrist, 10 Kammerer, 11 Wolf, 13 Ravcic, 14 Sporcic, 19 Gaeta, 20 Widman, 21 Pirkar, 23 Turkovic, 27 Vileit. Allenatore Alessandro Fusina. Gli arbitri sono i signori Zendali e Riello. Subito veniamo in cronaca presentando la formazione in campo quest'oggi, campione d'Italia del Bozen. Ma una squadra sicuramente che ancora oggi, pur avendo ridimensionato un po' il budget, sono partiti Maione e Fovio, è una squadra per me la candidata numero uno allo scudetto, una squadra completa, non ha forse una paga un po' la panchina corta, ma nei primi 7 giocatori sicuramente una squadra, ancora quella è la squadra da battere. Oggi non gioca Inner Ebner, che è il pivot titolare, che si è operato il ginocchio al crociato l'altra 2 settimane fa, però lo stesso è una squadra per me veramente super forte. Ecco, Trieste reduce dalla bella vittoria in trasferta di Cassano Magnago, mentre Bolzano è reduce dalla prima sconfitta interna in campionato ai danni del Bressano, una diretta concorrente di Trieste per il secondo posto. Sì, un risultato che ci ha un po' stupito, soprattutto perché consideravo Bolzano personalmente, ma anche parlando poi con Giorgio, una squadra imbattibile tra virgolette. Bressano sicuramente veniva da un buon movimento di Roma, abbiamo visto noi perdendo su da loro, è stata sì, chiaro che ci mette un po' in difficoltà questo, perché saranno oggi col dente avvelenato e cercando di fare il risultato a tutti i costi, perché anche loro devono preservarsi dal primo posto. Ecco, diciamo che questa partita può essere considerata, almeno per il momento, la partita dell'anno per Trieste. Sicuramente, all'andata abbiamo giocato su una buona partita, abbiamo perso di 4-5 gol, ma eravamo in partita fino agli ultimi minuti, e oggi si è creato la voglia di rivalsa e di misurarci con i campioni d'Italia. Ecco, sin da subito un plauso al pubblico, che è quello delle grandi occasioni, quest'oggi al Pallacarbola, nonostante la giornata prefestiva e diciamo quasi natalizia. Sì, veramente, come ha chiamato a raccolta Giorgio sul quotidiano qui di Trieste, il pubblico ha risposto come sempre alla grande, il nostro pubblico affezionato ha risposto veramente alla grande, e ci deve dare oggi quel passo in più per poter cercare di agguantare questo risultato che per noi è importantissimo. E questa settimana tra l'altro ero presente più di un allenamento e la squadra finalmente si è nata al gran completo. Sì, veramente abbiamo recuperato tutti i giocatori, c'è un piccolo risentimento per Visentì, ma sicuramente da gran capitano che è, stringerà i denti per giocare tutta la partita. È chiaro che potersi allenare durante la settimana con tutti gli effettivi, poi è chiaro che durante la partita ti permette di essere allenato meglio e quindi poter giocare meglio. Ecco, Trieste, secondo te qual è il punto che dovrebbe colpire per cercare di affondare in qualche maniera la corazzata altoatesina? Ma come ho detto prima, non hanno una panchina lunghissima, quindi io, come avrà praticamente previsto Giorgio, ne metterei molto sul ritmo, sulla velocità e sull'intensità. Una difesa ermetica come abbiamo fatto fino adesso, ricordo che siamo la miglior difesa di tutto il campionato di tutti i 3 gironi, e quello è un dato di fatto. In attacco cercare di giocare molto veloci e poterli mettere sul piano della velocità. Bene, manca pochissimo all'inizio dell'incontro, partiti con Trieste subito in attacco. Trieste in attacco, le 7 base è il classico con Visentin, Anici, Oveglia, Kunjak, Sirotic in pivot. Ecco, il cambio che c'è adesso, sta giocando Di Nardo, che di solito invece inizia come in posizione di pivot, inizia Pernic. Questo è il cambio che ha fatto Giorgio nei primi 7. Bolzano invece anche loro la squadra classica con Pirker, Gaeta, Sporcic, Kammerer, Turkovic, Radovcic e Jurina in porta. Ecco, se vuoi magari spiegare come è schierata la difesa di Bolzano. È una 5-1 classica con Sporcic in punta centrale davanti, è una difesa a 5 a zona sui 6 metri e uno più avanti in punta che cerca di rubar palla, così. E
primo gol di Anici. E c'è la prima rete che porta in vantaggio Trieste sul 1-0 con Anici. Tra l'altro Anici in settimana è stato convocato per la prima volta in nazionale. È un grande risultato per Trieste, per il lavoro che ogni giorno si fa qua a Trieste con i giovani e tutto. E la punta di questo iceberg, perché il primo giocatore si è chiamato in nazionale, è una cosa molto importante. Veramente con bravo a Kevin, perché se l'è meritato tutto. Ecco, adesso viene fischiato un fallo a favore della compagine avversaria. C'è stato anche un giusto di stizza da parte di un giocatore del Totesino. Kammerer, giocatore storico di Bressanone, che quest'anno è arrivato qua a Bolzano. Veramente, ma sì, ma niente di tale. Sono i primi screzi di una partita che sarà molto tesa oggi. La partita appunto si prospetta ad essere molto molto dura e soprattutto una grande lotta sul punto di vista fisico. Assolutamente, loro sono abituati a giocare sul punto di vista fisico come quasi tutte le squadre altoatesine, e noi sicuramente non ci tireremo indietro proprio oggi. Ricordiamo sempre il punteggio, che dopo due minuti vede Trieste sempre in vantaggio e in attacco. E il tiro di Anici viene parato dal portiere Iulina, sì, un tiro un po' forzato, in doppio appoggio, poteva passare cercando di andare a scalare. E via, due minuti per Cugna. Vengono appunto fiscati due minuti per Cugna, che quindi Trieste si troverà a giocare con un uomo in meno. Sì, giusti, perché ha preso in faccia Radovcic per la scalare delle sanzioni, doveva dare giallo, però era un fallo in faccia e quindi due minuti diretto. Ma direi sì, sono due arbitri, Rielo, Zendali e Rielo, sono una coppia emergente qui da Palermo italiana, sono internazionali di gruppo B, vuol dire che possono arbitrare a livello internazionale tutte le manifestazioni a livello giovanile, però insomma mi sembra un po' troppo drastica questa decisione. Si riprenderà con appunto Bolzano in attacco. Rullo di tamburi quest'oggi. Oggi veramente, come hai detto tu bene prima, pubblico delle grandi occasioni, è quello che ci vuole proprio. Veramente. Vediamo se ci darà questa spinta in più come si è auspicabile. Adesso sta marciando Turkovic. Bene, bene. Ricordiamo che tra le file avversarie l'allenatore è Alessandro Fusina, un ex giocatore di Trieste. Un amico e un ex giocatore di Trieste, abbiamo giocato insieme tanti anni qua a Trieste, lui ha un gran ricordo qui di Trieste e ha intrapreso questa carriera notevole, perché l'anno scorso ha vinto lo scudetto, è il primo anno su a Bolzano. E intanto è stata una grandissima parata di Postonia, quindi anche oggi in gran forma. È importante che Thomas abbia quel rendimento costante che ci ha garantito fino a oggi, e oggi proprio saranno dei giocatori determinanti. Bellissima questa azione di Oviglia, e viene dato un fallo. Sì, è andato via uno contro uno a Turkovic, ha dovuto chiudere Kammerer per la stessa ragione di prima, doveva dare due minuti anche a Kammerer, ci ha dato solo il cartellino giallo. Ecco, diciamo, con la difesa 5-1 Trieste dovrà ovviamente pungere molto quei lati, ma c'è la rete, il raddoppio di Trieste con Sirotic. Trieste 2, Bolzano 0, un avvio dei migliori per la compagine biancorossa. Scoppiettante, perché con giocatori in meno, siamo riusciti a segnare con Sirotic, si è rientrato da Dovici che ha subito segnato, però in 5 contro 6 siamo riusciti a segnare, e questo è un sintomo, è un'importante azione di Sirotic. Intanto appunto il Bozen ha accorciato le distanze, siamo sul punteggio di 2-1 in favore di Trieste, con la compagine biancorossa che si porta in attacco. Fase concitata dell'incontro e c'è un contropiede, e la rete del numero 14 Sporcic, lo straniero di Bozen, che porta il risultato in parità. Sì, palla persa di Anici, forse c'era un po' di fallo, ma insomma l'hanno visto, hanno fischiato, recuperata palla da Radovcic, gol di Sporcic, 2-2, la partita apertissima. Diciamo che ogni piccolo errore veramente è punito. Beh, chiaro, giochi con giocatori che sono al top in Italia, sia a livello di italiani che di stranieri, è chiaro che devi giocare al meglio, al 110%,
ogni azione, ogni singolo episodio può contare nel risultato, nel computo finale del risultato. Insomma, vediamo la compagine ospite che si porta in attacco, e veramente molto molto agonismo in questi primi 5 minuti. Sì, ma sappiamo benissimo che la partita sarà maschia fino alla fine, dobbiamo riuscire a tenere botta e tenere il risultato sempre in bilico in fondo. Altra grande parata del portiere triestino Postonia, e Trieste subito in avanti. C'è il tiro di Anici e l'ennesima parata del portiere Iurina. Diciamo che Anici bocca da fuoco, però Iurina è veramente un gran portiere. Sì, Iurina è un gran portiere, ma ha tirato 3 tiri, un gol, 2 sbagliati. Deve cominciare a tirare un po' alto, perché Iurina sempre tende a scendere. Se riuscisse ad alzare un po' il tiro, a tirare un po' più alto, penso che possa fare ben meglio. Nel frattempo è stato decretato un rigore, si incaricava di batterlo Turković, e c'è la rete di Turković che porta in vantaggio, il primo vantaggio di Bolzano sul 3-2. Poi sono passati 6 minuti e 15 dall'inizio dell'incontro. Sì, diciamo che Anic ha apprezzato 2 tiri che potevamo giocarla un po' meglio, però siamo lì, sono passati 6 minuti, siamo sotto di 1, ma ripeto, una partita ben aperta oggi. Cunha si va a stoppare il tiro. Peccato questo tiro sporcato. Sì, sporcato di Cunha, che ci stava perché il difensore era rimasto piatto, ci stava, però sti arbitri veramente erano passi grandissimi di Gaeta, dovevano fischiarli. Niente da fare. Va bene, dai, c'è da giocarsela, stiamo tenendo in difesa adesso sta attacco qua. Non riusciamo a prendere gol. Anche questa azione è un po' discutibile. Il fallo c'era, giusto. Michele l'ha anticipato, ma facendo fallo su Kammerer ci sta, però i passi di Gaeta erano veramente grandi. Un arbitro internazionale non può non vedere quei 5 passi anziché 3 che ha fatto Gaeta un attimo fa. Ecco, nel frattempo che viene asciugato il parquet, come ti sembrano questi primissimi minuti di partita? Belli, è una partita, oggi sarà il pubblico che numeroso che c'è oggi, si divertirà perché sarà una partita combattuta fino all'ultimo. Sono fiducioso perché vedo i ragazzi carichi, è chiaro che faremo fatica in attacco, ma se riusciamo a tenere bene in difesa e tenere il punteggio basso è per noi importante. E intanto c'è la rete del Bolzano che porta la compagine ospite in vantaggio di 4-2 su Trieste. C'è stato un tentativo di tiro da parte di Anici, ma viene fischiato un fallo, una punizione. Sì, niente, si ricomincia a giocare, dobbiamo far girare sta palla abbastanza velocemente, come ho detto prima, l'arma per noi deve essere la velocità, contro la stazza fisica del Bolzano ci penalizza un po'. Ma dai! Diciamo che viene fischiato tutto a favore della compagine ospite quest'oggi, per il momento. Sì, la palla era già ben data prima, Oveglia era già passata, ormai non era neanche sfondamento, casomai era fallo, però vediamo, va. E c'è la spray in rete di Michele Oveglia, rete della distanza, e Trieste accorcia le distanze sul 3-4. Bel gol di Oveglia, bel gol, bella responsabilità, un bellissimo sottomano, tirato benissimo. Iurina non l'ha vista fino all'ultimo, e quando l'ha vista ormai era la palla dentro. Bene. Questa è la grinta di Trieste. Sì, ma la venderemo la palla, non so come andrà a finire, ma la pelle la venderemo sicuramente cara. Intanto Bolzano si porta in avanti, c'è un tiro che va sopra la traversa e Trieste riprende il gioco. Subito si porta in avanti. E c'è la rete del pareggio da parte di Sirotic. Trieste agguanta il pareggio, veramente un gioco molto veloce, agonismo totale quest'oggi e soprattutto un punteggio di parità. Questo è il gioco che dobbiamo fare, la velocità, è Oveglia che penetra, scarica Cunha che trova Sirotic libero, Sirotic che fa un bellissimo gol.
questo è il nostro gioco di oggi, essere incentrato su questo è il leitmotiv, poter giocare in velocità, liberare le ali o entrare con i terzini, tutto qua. Sembra semplice, ma noi vedremo. Gioco una squadra come Bolzano, forse è difficile da fare il contropiede? Sì, però se Postonia para, io penso invece che sia un'arma che possiamo sfruttare ben, al meglio. Ancora non è partito perché non abbiamo ancora avuto occasione, però è un'arma sicuramente che possiamo sfruttare anche noi. C'è la rete di Bolzano che sporta nuovamente vantaggio di 1 con Pirker. Trieste 4, Bolzano 5. Un'azione simile alla nostra di un attimo fa, dove abbiamo arrivato Siro di Cerella a destra e loro hanno rifatto altrettanto con un passaggio con assist di Gaeta per Pirker che dall'ala destra ha insaccato e ha battuto Postonia. Trieste cerca di penetrare la difesa ospite, non ci riesce, sempre il punteggio di 5-4 in favore degli ospiti. Diciamo è passato un terzo del primo tempo e regna un grande equilibrio. Sì, sicuramente un grande equilibrio, sicuramente. Intanto è stato ammonito per protesta il nostro coach Oveglia. Sì, ma ha ragione, perché se non vede quelli di Gaeta prima i 5 passi, ha visto i 3 passi e mezzo adesso di Anici, abbastanza fiscali questi due arbitri. Ma d'altra parte, cosa vuoi? Su questi abbiamo e questi ci teniamo. E Bolzano in avanti, cerca di scalfire la difesa di Trieste. Trieste si presenta anche quest'oggi col 6-0. E recupera e subito si porta in avanti. Questo è contropiede di... Bello, bene, bene. E c'è la rete di Trieste. Bel gol di Cunha, vedi, questo è il contropiede che dicevamo un attimo fa. Palla recuperata, Oveglia che imposta. Taglio di Sirotic e gol di Cunha, bellissima azione proprio da manuale, proprio. E quando sono passati 10 minuti e 36 secondi all'inizio dell'incontro, Trieste e Bolzano si trovano sulla perfetta parità sul 5-5, grandissimo equilibrio e soprattutto grandissima fuga agonistica. Sì, diciamo che Anic ha iniziato bene con un primo gol subito, poi ha sbagliato 2 tiri e 2 palle perse. Deve riuscire a ingranare lui, perché se no da fuori per noi diventa dura attaccare la loro 5-1. Vediamo. Ah, ecco, bravo. Adesso i passi li ha visti per fortuna di Gaeta. Palla recuperata per noi. Adesso Trieste a modo di rimpostare il gioco. Anici per Oveglia. Oveglia. Anici per Oveglia. Adesso è chiaro che dobbiamo impostare per cercare di prendere questo punto, questo gol di vantaggio, perché sarebbe importante. Diciamo che vediamo se Oveglia o Anici concluderà. Bravo! È bellissimo tiro da lunga distanza da parte di Anici che porta in vantaggio Trieste sul 6-5. Abbiamo chiamata, Kevin doveva riscattarsi dalle due azioni precedenti, ha tirato alto e subito Iurina in difficoltà. Questo deve tenerlo ben a mente, questa particolarità del portiere di Bolzano. Diventa Fusina, deve aver letto che Anici è in un buon momento e ha cambiato subito il difensore di ruolo davanti. Diciamo che Trieste sta giocando molto bene sulle fasce. Sì, veramente. Soprattutto verso la parte destra, però se riusciamo a giocare anche un po' verso Vicentin, riusciamo per forza si devono allargare le maglie e c'è più spazio anche per i terzini. E c'è la bellissima rete di Anici, Trieste nuovamente in vantaggio sul 7-6, Anici scatenato quest'oggi, top scorer dell'incontro, dopo un inizio un po' balbettante, si è riscattato. Ah, alla grande, palla recuperata, adesso dobbiamo impostarla, velocemente, vedi, il Bolzano rientra non troppo velocemente. Rientra troppo velocemente, quindi spingere la seconda fase, contropiede diretto, seconda fase per noi è importante, perché ci permette di fare gol abbastanza facilmente e senza spendere un grosso dispendio di energie. Però stiamo giocando bene, veramente bravi, stiamo tenendo bene, siamo avanti di 1, dopo quasi a metà del primo tempo, Postonia para, direi che siamo buone premesse. Si prenderà il gioco con Trieste in avanti. Trieste che imposta il gioco e scala di scalfire questa 5-1 ospite. Sì, Radovci rispetto a Sporgi gioca molto più avanzato,
bellissima, bellissima palla. E c'è la rete del capitano Visintin. Trieste 8, Bolzano 6, massimo vantaggio di Trieste. Veramente dormita di Pirker, Fusina, taglio di Visintin, Pirker non l'ha neanche visto e palla bellissima, assist di Cunia che gli dà una palla d'oro sui 6 metri e Visintin è solo in saccare, bravi, veramente bravi, un risultato importante, 2 gol per noi, dobbiamo riuscire a tenere questo risultato. Diciamo che questa potrebbe essere forse la chiave di lettura dell'incontro. Sì, sicuramente il giocare in questa velocità qua e poter mettere in difficoltà con tagli delle ali o giocare ben in maniera con scalari veloci, e questa deve essere la chiave di lettura, non c'è strada, loro fisicamente sono preponderanti rispetto a noi, hanno terzini forti, hanno Sporcic, Kammerer, Gaeta stesso, per noi è difficile il tiro da fuori, dobbiamo riuscire a giocare in velocità e liberarci le ali. Ricordiamo che Trieste comunque sta veramente giocando in maniera molto omogenea, diciamo che comunque il gruppo come sempre ha dimostrato grande forza con Anici, come dicevo prima, che dopo una via un pochino brevettante si è riscattato, Postoni ha fatto delle parate decisive su un paio di tiri veramente importanti e soprattutto anche Oveglia ha impostato il gioco veramente molto molto bene. No, come sempre detto, la nostra forza è proprio il gruppo omogeneo ma senza punte di diamante, tutti portano il loro mattone e questo è importante che vada avanti così, che ognuno porti il suo mattone, che dia il 110% chi in attacco, chi in difesa, per riuscire a portare a casa questo risultato. Diciamo anche lo stesso Visintin si è dato molto da fare, ha segnato questa ultima rete veramente molto molto spettacolare, quindi come ti dicevo appunto l'omogeneità e la forza del gruppo. Sì assolutamente, 2 cambi, per noi entra da Pirà al posto di Cuniac e cambiamo difesa, andiamo anche noi in 5-1 e Bolzano fa entrare Widman al posto di Turkovic. Sono cambi e rotazioni che ci stanno perché Cuniac sta sbattendo un piccolo taglio al sopracciglio, speriamo niente di grave, e con Da Pirà in campo dobbiamo cambiare difesa per forza, giochiamo anche noi in 5-1. Li mettiamo in difficoltà e c'è la rete di Bolzano che accorcia le distanze, però veramente appunto è stata messa molto molto in difficoltà la compagine ospite, perché non cercava, ha fatto molto per cercare il tiro. Era in grosse difficoltà e Gaeta, devo dire la verità, ha dato un grandissimo gol, un grandissimo sbracciata da un sottomano, veramente un gran gol, veramente bravo e non ha avuto difficoltà. Questa è la fortuna che ha Bolzano, la possibilità di avere giocatori che in questo momento possono decidere con un tiro da fuori. Noi tanto tiro da fuori non ce l'abbiamo, dobbiamo giocare con altre armi. Ecco qua il fallo, ci stava tutto su Anici. Assolutamente sì, si è buttato dentro, hanno chiuso camera e Gaeta, fallo per noi, corretto. Anche di nuovo Fusina cambia le carte, un tanto mischia un po' le carte, rimette Sporcic in 5, punta davanti sulla 5-1, perché adesso non essendoci Cuniac siamo più prevedibili e quindi gli serve più forza fisica per contrastare Oveglia, e ha messo Sporcic. Ha rimesso Gaeta su Anici, sta muovendo un po' le carte, pur mantenendo la difesa stessa, sempre 5-1, cambia un po' gli uomini, fa aggiustare un po' gli uomini, perché la punta davanti comunque ha un ruolo molto dispendioso in termini di forza fisica ed energia, e quindi ha la possibilità di variare questo tema. Intanto si riprende il gioco con Trieste che cerca la via della rete. Nuovamente viene fischiato un fallo a favore della compagine biancorossa. E siamo un po' in difficoltà perché, essendo fuori Cuniac, che è l'unico mancino di ruolo che può coprire il ruolo di terzino, abbiamo Visintin che è un jolly prezioso ma sicuramente patisce un po' in quel ruolo. Dobbiamo riuscire a aggiustare meglio perché adesso proprio da fuori, a parte Anici e forse con qualche Oveglia con qualche tiro, siamo veramente in difficoltà. Vediamo. Ci vorrebbe scavare un... Diciamo comunque da ambo le parti due difese veramente ermetiche. Sì, sicuramente le difese sono la parte forte di tutte e due le squadre. Gaeta ha più frombolieri, Sporci, Turkovic, Gaeta, Radovcic,
noi magari di meno, però abbiamo una difesa sicuramente che deve riuscire ai mezzi per tenerli, per tenere le loro bocche da fuoco. Dobbiamo giocarcela molto aperta la partita, molto aperta. Intanto c'è la rete da lunga distanza di Bolzano che mette l'equilibrio sull'otto pari. Sì, sì, adesso abbiamo difficoltà in attacco chiaramente, perché oltre alle difficoltà classiche nostre non abbiamo il terzino destro di ruolo, è chiaro che dobbiamo inventarci qualcosa. Qualcosa, adesso c'è Fallo su Oveglia, corretto, schiata giusta, però speriamo che Cunha possa rientrare al più presto. Taglio di Sirotic, vediamo Anici. E c'è la rete di Michele Oveglia e porta Trieste nuovamente in vantaggio sul 9-8. Bella rete di Oveglia da pivot, si era inserito a secondo pivot, Bisentini l'ha visto bene e siamo riusciti a segnare questo gol preziosissimo perché ci rimette in carreggiata e siamo avanti di uno noi appena passato la metà del primo tempo. Bene, bene. Diciamo che forse Bolzano ha risentito della sconfitta interna con il Pessano? Ma sicuramente, ripeto, la squadra per me è ancora oggi la più forte dei tre gironi, con se consideriamo Carpi, Fasano e Loro, io li vedo ancora avanti. Chiaro che perdere in casa ti tira un po' di sicurezza e quindi sicuramente loro oggi vogliono farci rivalersi al meglio, però chiaramente il risultato in casa ti può essere un po' bloccante in un certo punto di vista psicologico. Poi anche tra l'altro Trieste dovrà fare molta attenzione al ritorno preponderante di Pressano a livello di classifica. Ah, sicuramente, sappiamo benissimo i valori di Pressano, noi in casa abbiamo battuto, il vantaggio, abbiamo ancora il vantaggio della differenza reti perché abbiamo vinto di 4 e perso di 3, quindi abbiamo ancora questo vantaggio a parità di punti, però Pressano sicuramente è una squadra valida, è semifinalista dello scudetto scorso, è una squadra completa, vediamo. Intanto c'è la rete su rigore di Radovcic che porta nuovamente in parità le sorti dell'incontro, siamo sul appunto 9 pari. È rientrato Cuniak con una vistosa fasciatura all'occhio, speriamo non sia niente di grave che possa tornare al meglio. Bravo, bravo. E dopo la prima, diciamo, parte di Postonia c'è stato il gol, la rete di Bolzano. Nel frattempo si è infortunato Pirker, ha preso una botta, niente di grave, non credo, si sta tenendo un po', ma penso che non sia niente di grave. È chiaro che vedi come hai visto adesso l'azione, se gli lasci mezzo metro a questi di Bolzano non hanno grossi problemi a sparare da fuori e ne hanno di tiratori, perché tutti e tre, Turkovic, Sporci, sapete che sono i tre terzini, hanno un tiro, possono tirare benissimo da 9-10 metri tranquillamente. È chiaro che bisogna stare attenti, la difesa 6-0 va bene, però è chiaro che deve essere molto aggressiva proprio per cercare di bloccare queste bocche da fuoco. Si prenderà il gioco, ricordiamo il punteggio che è di 10-9 in favore di Bolzano e si prende appunto con Trieste che cerca di riagguantare il pareggio. Ricordiamo che Trieste ha anche in vantaggio due reti. Sì. E c'è una munizione. Corretta, perché si teneva per la maglia, Kammerer teneva per la maglia di Nardo, e il regolamento applicato perfettamente. Perfettamente applicato. Adesso dobbiamo cercare di pareggiare questa partita che ci vede in svantaggio di un gol. Vediamo se ce la facciamo. Palla persa di Oveglia. E c'è il recupero di Bolzano che si fa subito sotto. E c'è la rete di Bolzano con il numero 21 Pirker che porta la compagine ospite in vantaggio di 11-9 su Trieste. È un momento difficile per noi perché abbiamo preso due gol in contropiede da parte di loro. Infatti fa bene Oveglia a chiamare il time out perché abbiamo preso due gol in contropiede per loro. È chiaro che devono tornare qualche contromisura e cercare di richiamare i giocatori al meglio per cercare di scavare qualche gol per riuscire a pareggiare la partita.
Ecco, secondo te i punti per colpire Bolzano quali potrebbero essere, nel senso per uscire a rete più facilmente? Ma quello che abbiamo già detto, la velocità, la di manovra, la possibilità di inserirsi a secondo pivot con Visentin o con Sirotic, cioè tagli delle ali, e vedere come si comporta la loro difesa, se diventa ancora più aggressivo, si appiattisce, da lì vedere se è meglio tirare del tiro da fuori oppure cercare di un uno contro uno. Chiaro, ripeto che è una squadra veramente completa Bolzano, veramente attacco e difesa hanno giocatori super e quindi è difficile, questo momento è davvero difficile, cioè chiaro, una partita sappiamo benissimo il valore di Bolzano e la partita che è difficoltà, chiaro che è importante non perdere contatto nel punteggio con loro. Non prendere appunto contatto e soprattutto giocarsi poi nel secondo tempo a viso aperto. Ah, sicuramente, noi giochiamo sempre a viso aperto con tutti, è chiaro che però qui oggi la difesa di Bolzano è parecchio complessa da attaccare. Facciamo fatica, lì in mezzo camera, sporci, sono tutti giocatori da oltre 2 metri. Non è leggera con le mani. Trieste sempre in avanti, ma viene presa la palla da parte di Sporcic, lo straniero di Bolzano che in contropiede segna la rete del 12-9. Trieste accorcia le distanze con Sirotic e siamo sul 10 Trieste, 12 Bolzano, quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo. Si è inventato letteralmente un gol Michel, perché da un angolo abbastanza chiuso è riuscito a segnare un bel gol importante che ci mantiene in scia. Se è bravo Michel, perché si è trovato questo gol qua veramente buono. Adesso difesa deve tenere duro, difesa lì si giochiamo la partita, in difesa nostra, la nostra difesa, se riusciamo a tenerli. E questa è una rete veramente difficile, mesmo sull'angolino. Gaeta ha un braccio notevole, Gaeta giocatore brasiliano che è naturalizzato italiano, ha veramente un gran braccio, lo sapevamo, è chiaro, ha tirato qui, bisogna vedere. Adesso si asciuga il campo perché qua la parte di Visentini è bagnato. No, è chiaro, ripeto, hanno una pletora di possibilità di scelta nei tiri veramente notevole. Cambio tra Pernice e Di Nardo, bene, però lì in mezzo si fa fatica lì in mezzo in attacco perché, ripeto, sono giocatori di spessore fisicamente, tecnicamente, è dura, dobbiamo riuscire a tenere meglio in difesa. E come punteggio che è di 13 reti a 10 in favore della compagine ospite, che è anche il massimo vantaggio. Sì, è una partita molto aperta, però è un po' di difficoltà nell'attaccare questa difesa, la facciamo. Viene fischiato un fallo contro Trieste, subito Bozen che riparte in avanti. La corazzata altoatesina che ha dimostrato tutto il suo spessore, ma Trieste ovviamente non è da meno e tiene bene il campo, anche se adesso ha avuto una leggera flessione. Sì, sicuramente siamo 5-6 minuti che non segniamo un gol. Sto Gaeta ci sta facendo nuovi, è Gaeta che gli sta tenendo in piedi molto bene, noi facciamo veramente fatica in questo momento in attacco, sono 6 minuti che non segniamo. Dobbiamo dare un'inversione di tendenza. Qua c'è un fallo, eh. 2 minuti a Sporcic Coretti, l'ha preso per dietro. Coretti, siamo uno in più. Abbiamo 2 minuti, un giocatore in più. Dobbiamo riuscire a segnare almeno un gol e non prenderne. Questo. Ricordiamo che c'è stato anche un avvicinamento in porta, è uscito a posto e è entrato Zalo. Thomas ha iniziato molto bene, poi ripeto, Gaeta ci ha imbuiolato un 3 gol dalla distanza. Veramente notevoli, ma non era proprio colpa di Thomas, perché erano veramente tiri molto difficili da vederli, da pararli. Però vediamo se magari Zaro sfoggia qualcosa di importante per oggi. Ecco, Trieste sicuramente deve sfruttare il maggior numero di giocatori in campo. Sì, adesso dobbiamo trovare un gol abbastanza brevemente. Bravo! E c'è la rete di Trieste con Sirotic! Trieste 11, Bolzano 14,
Trieste accorcia le distanze e deve, come dicevo prima, approfittare della superiorità numerica. Sì, sì, è chiaro che se siamo, loro sono in 5 contro 6. Se abbiamo segnato l'unità del lavoro è fatto, dobbiamo riuscire a non prendere gol e successivamente segnare ancora uno per cercare di le distanze di quelle che sono adesso. Si evolve, si evolve molto bene Bolzano. Un po' di fasi concitate, ma direi che dobbiamo difendere così, proprio aggressivi, Pernice è un leone, dobbiamo continuare in questa maniera qua. Trieste deve tenere due in difesa, come ricordiamo che hai detto tu precedentemente, i biancorossi hanno la migliore difesa di tutti i gironi, quindi appunto credo che tu deve essere la difesa. Sì, sì, sicuramente la nostra forza in tutto questo giorno di andata e questo inizio di giorno di ritorno è stata sempre la difesa. È chiaro che dobbiamo riuscire a limitare le bocche da fuoco, però ti ripeto, hanno tiratori, i migliori tiratori che ci sono in circolazione in Italia, perché tra Gaeta, Sporcic e Turkovic posso definirli veramente i migliori tre giocatori. Ecco, di nuovo Gaeta. E c'è la rete di Bolzano con Gaeta che porta in vantaggio i suoi sul 15-11, massimo vantaggio della compagine ospite. Questo Gaeta veramente ha fatto impazzire la difesa giuliana. Sì. Adesso è proprio la spina nel fianco che abbiamo, se non riusciamo a limitarlo dai tiri da fuori per noi sono dolori oggi, perché fino adesso è ancora, ecco, bello. È bellissimo pallonetto di Capitan Vicentin, Trieste 12, Bolzano 15, Trieste al corso e si porta sul meno 3 quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. E infatti Oveglia cambia subito difesa, mette Michele Oveglia a uomo su Gaeta e questo deve essere una buona, penso una buona chiave di lettura, perché fino adesso è il giocatore che ci ha messo più in croce fino a questo momento. E allunga Bolzano sulle 16-12. Se comincia a segnare anche Widman diventa dura per noi, perché Widman sicuramente delle batterie terzini che hanno è il meno dotato. Se poi comincia a segnare anche lui veramente diventa difficile. Rigore due minuti. Beh, giustissimo. Sì, deve dare i due. Ah, ecco, bravo. Bravo. Quindi Trieste troverà nuovamente in superiorità numerica. Ricordiamo che è stato fiscato appunto un rigore per la compagine giuliana. Se ne incaricherà di batterlo Anici. Primo tiratore, giusto, giustissima la scelta degli arbitri perché è stato preso da dietro, rigore due minuti giustissimi, vediamo adesso Anici, importante sto rigore. E c'è la rete di Anici, Trieste 13, Bolzano 16. Diciamo i due top scorer dell'incontro, Gaeta da una parte e Anici dall'altra. Assolutamente sì, adesso vediamo con questa difesa 5+1. Con marcamento individuale su Gaeta, se riusciamo a bloccarli un attimo. Vediamo come si evolve. Ah, dai. Brutta, questa è una brutta tegola perché la seconda esclusione per due minuti di Cunha, che ricordo che nella palla mano si può prendere fino a 3 esclusioni, poi si prende il rosso diretto, non si può più giocare. E diventa problematica adesso la cosa perché con due difese bisogna cambiarlo, attacco difesa per forza adesso. Ricordiamo il punteggio che vede sotto Trieste per 17-13, adesso il divario inizia forse a essere un po' pesantino. Sì, però sono fiducioso perché, ripeto, abbiamo da vendere caro alle pelle. Il rigore, giusto. Altro rigore viene fischiato per Trieste. Diciamo che è stato veramente agganciato Sirotic. Sì, 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 ma rigore netto, no. Nettissimo, è andato a tirare, gli è rimasto agganciato il braccio a Radovcic, è chiaro che è stato, c'è l'ostacolo e quindi il rigore è corretto. No, anche Zaura ha preso due gol, uno evitabile, è chiaro che la difesa deve essere quella che ci deve mettere in tenere in partita. 17 gol nel primo tempo sono abbastanza. E c'è la rete di Anici, Trieste 14, Bolzano 17, quando mancano 4 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Sì,
dobbiamo tenere duro, dobbiamo riuscire a essere in scia loro, non distaccarci più di tanto e poi in secondo tempo ripristinare il tutto per troppo facile. E c'è nuovamente la rete di Gaeta che porta i suoi sul più 4 nei confronti di Trieste, 18-14. Sì, paghiamo un po' adesso l'uscita. Sfondamento di Oveglia proprio inesistente, proprio veramente. E se li prende con Bolzano in avanti, col punteggio 18-14 in favore della compagine ospite. Sì, proprio appoggiato la mano, ma insomma, se questo è sfondamento, siamo veramente lontani anni luce da quello che è un po' di arbitraggio lucido, veramente. E massimo vantaggio di Bolzano che si porta sul più 5. Sì. Abbiamo noi un giocatore in meno, ancora aspettiamo che rientri il sesto Cugnac, eccolo, attacchiamo di nuovo 6 contro 6, è difficile, loro non sbagliano un colpo fino adesso, non hanno sbagliato, hanno percentuali altissime di realizzazione, in difesa difendono molto bene, è una squadra veramente, ripeto, sono sempre più convinto che è la squadra più forte che c'è in Italia in questo momento. La squadra da battere. Sì, sì, senza ombra di dubbio. Per come sta giocando, per quello che sto vedendo in campo, veramente la squadra che ho, sicuramente il girone A, sicuro. Non ho ancora visto Fasano e Carpi, che sono le altre due prime in classifica, gli altri due gironi, ma sicuramente questa è una squadra veramente notevole, di spessore proprio. Quindi fra Bolzano e Pressano? Bolzano più forte nettamente, ma nettamente proprio. Sicuramente, penso che è un passo falso, ci può stare. La partita persa in casa, ma penso che su 10 partite che giocano contro Bolzano ne potranno perdere una o due, Bolzano di nuovo. E Trieste sempre in avanti, cerca di colmare lo svantaggio, ma veramente la difesa di Bolzano è veramente penetrabile. Qua è stata annullata una rete a Trieste, abbastanza discutibile. Ma sì, va bene, cioè, allora vale tutto, vale, cioè, di andare a giocare a palle a mano, siamo a casa, facciamo prima, perché veramente un arbitraggio così. E c'è stata la parata di Iurina sul tiro di Anici e Trieste può subito ripartire in contropiede. Anici e la rete, Trieste 15 Bolzano 19. Trieste 15, Bolzano 19, come dicevamo, il pubblico di Carbola sostiene sempre in maniera più concitata i biancorossi nel recuperare lo svantaggio quando manca poco più di un minuto alla fine del primo tempo. Se riuscissimo a chiudere di 3 gol il primo tempo sarebbe buono, buona cosa, però hanno stesso si è addormentato Gaeta e si è svegliato Turković, veramente, ripeto, hanno un'opzione di scelta in attacco veramente notevole, però noi stiamo tenendo bene perché alla fine, anche se il divario, stiamo giocando bene. Adesso c'è fallo per Trieste, mancano 50 minuti, ci sarà un'azione tra Anici e Oveglia, vediamo se riusciamo a liberare da Piran sull'ala. C'è la parata di Urina e subito Bolzano cerca di impostare il gioco, ma è fischiato un fallo sulla metà campo. In 30 secondi è importante non prendere gol e riuscire a chiudere almeno di 5 e giocare tutto il secondo tempo, ma questi 20 secondi che mancano non dobbiamo prendere assolutamente gol. Dobbiamo tenere, essere ermetici in difesa proprio per non permettere bene. Ultimi 10 secondi, contropiede di Trieste, bruttissimo questo fallo, e questo è un fallo veramente da cartellino rosso, un fallo cartellino rosso, veramente bruttissimo sul giocatore di Trieste, lanciato a rete, è rosso per il 23 Turković, espulsione. Bruttissimo questo fallo sul giocatore di Trieste, lanciato a rete.
Rosso corretto, giustissimo, perché era lanciato da Piran a rete, era da solo davanti al portiere, è stato toccato da Radovcic, ha fatto fallo, è giusto il rosso, assolutamente rigore, rosso. Corretta scelta. Ti ho visto arrivare quasi in campo, quindi tu di solito comunque sei calmo, veramente grande Marco. Rigore per Trieste. Sarebbe importante veramente segnare questa rete, purtroppo il tiro è parato e finisce il primo tempo con Trieste sotto di 5. Quindi risultato finale del, cioè il risultato parziale del primo tempo vede Trieste 15, Bolzano 20. Noi ci rivediamo fra qualche minuto dopo la pubblicità per il secondo tempo dell'incontro. E ben ritornati, secondo tempo della partita fra Palermano Trieste e i campioni in carica del Bozen Handball. Ricordiamo il punteggio che è di 15 reti contro le 20 di Bolzano, la compagine ospite appunto in vantaggio di 5 reti. Il solito commento tecnico relativo al primo tempo. Ma peccato il rigore sbagliato da Sirti, ci potevamo chiudere il primo tempo di 4. Primo tempo abbastanza buono, diciamo, sì, la difesa non ha tenuto tanto perché 20 gol in un tempo sono abbastanza rispetto a Nuovociamà. Il problema è che abbiamo preso abbastanza gol il primo tempo, portieri sì, Spostoni ha iniziato bene, poi si è un po' perso, Zaro non ha dato il suo contributo, la difesa si è un po' disunita, ma va detto che d'altra parte ci sono le squadre campioni d'Italia con tre terzini, Gaeta, Sporcici e Turgovici, ripeto, veramente notevoli e chiaramente metterebbero in crisi qualsiasi difesa, qualsiasi tipo di difesa di qualsiasi squadra italiana. Ricordiamo che l'espulsione di Turkovic potrebbe essere... Radovcic, c'era Radovcic, scusa. Scusa, ho sbagliato io, sì, Turkovic, sì, l'espulsione di Turkovic è un buon segnale, è chiaro che se giocherà Wittmann di più, sicuramente non è lo stesso tipo di giocatore, dobbiamo riuscire a beccarli proprio da quella parte là, vediamo. E intanto ha ripreso il secondo tempo con il Bozen in avanti, ricordiamo il punteggio sempre che è di 20 a 15 in favore della compagine ospite. Qua c'è probabilmente un passivo che non è stato fischiato, ma in compenso è stato fischiato un fallo a favore della compagine avversaria. Sì. C'era il gioco passivo, Forci ha forzato la mano, passaggio sbagliato. Peccato questa contropiede è andato a finire male. Sì, Oveglia ha visto Sirudic, solo che in mezzo c'era Radovcic che l'ha intercettata. È chiaro che adesso abbiamo i primi 10 minuti importanti, perché se riusciamo a ricucire lo svantaggio dei primi 10 minuti di giocarci gli ultimi 20, abbiamo qualche chance, se no sarà veramente molto dura portare a casa il risultato oggi. Bella palla recuperata di Rinaldo. E la palla recuperata di Rinaldo e Trieste subito in avanti in contropiede e c'è la rete di Trieste! La rete di Trieste che si porta sul 16 a 20. Sì, dobbiamo riuscire a riaprirla il prima possibile sta partita, dobbiamo riuscire a chiudere il cerchio e ricucire lo strappo, ci siamo un uomo in più. Questi due minuti sono molto importanti, però anche gli arbitri dovrebbero cominciare a alzare l'imbraccio del passivo. E il tiro di Wittmann è andato a prendere direttamente il palo, ma è stato fischiato un fallo contro Trieste. Un rigore che si incaricherà di batterlo il numero 13, Radovcic. E c'è la parata di Thomas Postonia e Trieste subito riprende. Dobbiamo prendere vigore subito, questa parata ci deve dare da sprone per cercare di ripartire alla svelta. Bene, palla persa di Oveglia. Il contropiede di Bolzano e c'è la rete di Radovcic. Questa contropiede non ci voleva. No,
la palla persa di Oveglia, un passaggio difficile verso Di Nardo. Bello Visentin, bello, così sì, così devo giocare in questa velocità qua, questa è l'arma giusta, giocare con questa velocità e poter segnare gol di questo tipo qua, come ha segnato adesso Visentin, una bella azione scalare e via, non inventarci passaggi verso il pivot che diventa difficile. Chiaro che adesso abbiamo anche l'handicap di dover cambiare Cugna che in difesa, che ha due volte due minuti, e la parte del campo è stata dall'altra parte del campo, quindi il cambio è abbastanza veloce, perché lasciarlo in campo per noi è pericoloso. E di nuovo ancora Gaeta. Gaeta oggi è veramente, ci sta mettendo in croce veramente sto Gaeta. Bisognerebbe cercare di colmare le incursioni d'attacco di Gaeta. Ma forse dovrebbe cambiare la difesa, una difesa più aggressiva da quella parte, o passare proprio una 3-2-1, una difesa che ci permetta di essere più aggressivi, perché è difficile, è più difficile per noi giocare con questa difesa qua. Per giocare con questa difesa è più difficile, è chiaro, se marchi Gaeta poi hai sporci, cioè, però dobbiamo riuscire a trovare le giuste misure, forse andrebbe cambiata un po' difesa giocando più a uomo su Gaeta, che in questo momento è il giocatore che sta mettendo più in crisi. Ricordiamo che sono passati 3 minuti e 18 secondi all'inizio del secondo tempo, Trieste sotto di 5, 17-22. Con pari in attacco, questo muro veramente che non si sa da scalfire di Bolzano, con tutti veramente altri 2 metri, ma c'è la rete di Anici che riduce lo svantaggio a meno 4, 18-22. Chiaro, è andato a tirare Cugnac, il giocatore più alto, su Kamer che ha 2 metri, più di 2 metri, è chiaro che fai fatica. È meglio che vada a tirare verso sui secondi che sono più bassi invece che sul perno proprio difensivo. Però ecco, bene, bene, palla recuperata, via. Traversa conta da Bolzano e subito Trieste riparte. Sì, dobbiamo segnare un gol veloce, il contropiede, se non usciamo, manovriamo bene come abbiamo manovrato adesso e possiamo riaprirla, perché siamo a 3 gol, praticamente è una partita riaperta di nuovo. Dobbiamo riuscire a segnare sto gol adesso, proprio per riuscire ad andare a tre gol e riaprire completamente la partita. E c'è la rete di Sirotic, meno 3, Trieste si avvicina e il pubblico del Pallacarbola si infiamma al grido forza Trieste. Sì, abbiamo trovato le strade giuste, adesso c'è Visentin su Gaeta, gioca più aggressivo, è chiaro che in quella parte lì abbiamo il nostro miglior difensore in assoluto che è Visentino, appunto, e deve riuscire a limitare Gaeta, e da questa parte di qua Pernic deve fare il miracolo con Sporcic. Queste sono le 2 chiavi di lettura di questo momento, perché sono i 2 giocatori. Diciamo piuttosto discutibile. Ah, sì, perché non aveva un vantaggio talmente forte Kammerer, per cui Pernic l'ha spinto, era in ritardo ma non era un fallo da 2 minuti, ma questi 2 arbitri, uno ne fanno e 100 ne azzeccano. Vabbè, dai, andiamo avanti, non è rigore per fortuna, giochiamo uno in meno, vediamo. Diciamo che la cosa più positiva per il momento è stata che Trieste ha accorciato in un paio di minuti con un parziale di 2-0. Sì, dobbiamo riuscire a tenerli, se siamo 2 minuti in meno dobbiamo sacrificarci tutti quanti, però dico, la partita per me è riaperta a questo punto, è da noi da giocare. Riusciamo a passare quasi indenni questi 2 minuti in inferiorità numerica, siamo a buon punto direi. Ecco, perché ricordiamo che adesso appunto il Bozen gioca con un uomo in più. Sì, noi abbiamo un'esclusione. E c'è la rete di Kammerer che porta il Bozen sul 23-19. Gol, abbiamo chiuso tutte le bocche da fuoco da fuori, hanno trovato Kammerer sui 6 metri lì, però è chiaro che qualcosa devi rischiare. Dai, giochiamocela, dobbiamo giocarcela così. Chiaro che la difesa sta pagando un po' d'azio contro... Peccato questo tiro di Anici che è stato parato da Iulina e il Bolzano a impostare il gioco. Sì, il tiro di Anici ci poteva stare, ma
Il portiere è stato bravo anche Jurina, che è un buon portiere, ha parato. Dobbiamo ricominciare a giocare un po'. Vediamo di qua. E pallonetto è andato fuori di poco e subito si riprende con Trieste, che imposta l'azione di gioco. Questo dovrebbe rientrare a momenti il sesto giocatore. Dobbiamo ricominciare a giocare. Siamo a 4 gol. Questo è anche 2 minuti. Questo avete un fallo, ma non sono stati dati 2 minuti. No, vabbè. Guarda, non lasciamo stare gli arbitri, perché tanto cambia poco, poco si può fare. Sicuramente non ci stanno aiutando in nessuna maniera. Delle volte dice che c'è un arbitraggio casalingo, oggi proprio c'è di tutto meno che casalingo. Però vabbè, dai, adesso dovrebbe rientrare Kuniak, secondo 6 ricominciamo a giocare. Ricordiamo sempre il punteggio, che è di 19 Trieste e 23 Bolzano. Sono passati 6 minuti e 42 dall'inizio del secondo tempo. Diciamo che Trieste dovrebbe stringere ancora di più in difesa e cercare di segnare il più possibile in tutte le maniere. Ah sì sì, è chiaro che deve stringere in tutte le maniere e possibilità. Ripeto, la difesa oggi non è stata impeccabile, ma perché si trova davanti di giocatori molto forti. Io dico che veramente Bolzano è la squadra migliore vista qua a Trieste quest'anno, sicuramente. C'è un fallo di Visentin, però dobbiamo cercare di giocare un po' più d'assieme, poter cercare di scardinare questa difesa. Ecco che rientra Cunha, che siamo 7 contro 7 di nuovo. E viene ristabilita la parità numerica. Fasi concitatissime dell'incontro. Sì, un po' di casotto tra virgolette, perché adesso c'è sto fallo su Oveglia, se fosse fortunato Oveglia sul polso, speriamo niente di grave, vediamo. Diciamo che qualcosina è stato recuperato. Sì, sì, siamo lì, cioè basta 2 trazioni. Sei di nuovo là, 2 gol che non prendi e 2 gol che segni, sei a partita aperta. La partita che si deciderà fino all'ultimo sarà aperta e vediamo, insomma. Speriamo che Michele non sia grave di questo fallo su Michele. Vediamo. Mi sembra abbastanza serio l'infortunio, perché non si sta rialzando, e vediamo. Nel frattempo sempre a terra Michele Oveglia. Speriamo nulla di grave. Diavolo tra Modrujan e il nostro ex portiere, il nostro grande ex portiere Postonia, forse ha bisogno di qualche rassicurazione o qualche consiglio. È bravo Diego che si presta a questa cosa, ad aiutare Thomas. Vediamo se possa portare i suoi frutti. Ecco, c'è da dire che dopo la partita con Bolzano ci sarà una lunga pausa. Sì, c'è la pausa per la nazionale, un classico, ci sono gli europei in Danimarca. Oveglia non ce la fa, entrerà Radojkovic o da Piran, speriamo niente di grave, ma diciamo per il discorso nazionale c'è gli europei, l'Italia è qualificata, l'Italia fa le qualificazioni per i mondiali del prossimo anno, giocherà 3 partite, 2 partite con la Repubblica Ceca e con Cipro. È un momento di anche cambiamento anche a livello di nazionale, c'è questo gruppo che sta finendo il suo ciclo, poi ripartiranno i giovani. La convocazione di Anni ci fa sicuramente gran piacere, ma c'è anche la convocazione di Postonia, Oveglia e da Piranha, nazionale sperimentale, che si radunerà gli stessi giorni sempre a Chieti. E c'è la rete di Trieste, la rete di Sinotic, e Trieste si porta nuovamente sul meno 3. Beh, diciamo che gennaio, oltre appunto a essere il mese dell'impegno nazionale, a fine mese ci saranno anche, c'è anche l'impegno delle Final Four di Coppa Italia. Final Eight di Coppa Italia, sì, ci sono, è un appuntamento importante, cioè noi siamo qualificati, abbiamo fatto richiesta alla federazione anche per poter organizzarle, perché sarebbe un bel appuntamento a Trieste, che ricordo è il tempio considerato dagli addetti ai lavori, il tempio della Palamano, la società più titolata in Italia, un momento buono per noi,
di avvicinare e ripromozionare la pallamano qui a Trieste con un bel appuntamento, però diciamo che per noi è già un primo traguardo raggiunto quest'anno in sostanza. E c'è la parata di Thomas Postonia. La parata del portiere Giuliano, subito si riprende il gioco con Trieste che varca la metà campo. Adesso anche Bolzano comincia a cambiare la difesa, intanto Obrist al posto di Gaeta, è chiaro che lì Kevin Anici deve attaccare lì perché è sicuramente il punto debole della difesa di Bolzano in questo momento. Vediamo, infatti... Capitano Visentil che cerca di scavalcare la difesa ospite. Attaccato in quel punto la difesa del Bolzano in questo momento, è il punto debole col secondo a destra perché non essendoci Gaeta è così, è chiaro che dobbiamo sfruttare questo con l'uno contro uno di Visentin. Nulla di fatto, la palla viene ripresa da Bolzano. Una palla difficile di Visentin, però Di Nardo l'ha posizionato bene, solo che ha messo il piede sulla riga e ha fatto invasione in sostanza. Dobbiamo ricominciare, siamo a 3 gol, mancano 20 minuti, la partita è ancora aperta. Da Piran si è attaccato a Gaeta, a uomo, questa è una buona scelta di Oveglia. Ecco, Postonia, Malitero Postonia e dobbiamo ripartire. Bene, 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 stiamo giocando bene, veramente. E purtroppo la palla è andata fuori e quindi si è penalizzato nuovamente con il Bolzano. Su palla di Bolzano, diciamo Postonia ha iniziato bene questo secondo tempo. Sì, sì, era grande, tonico, il vero Postonia, chiaro che ha pagato un po' il primo tempo, i tiri da fuori, lui è molto forte sui 6 metri come portiere, è chiaro che adesso incomincia a fare il vero Postonia e ci serve veramente il migliore proprio per poter riuscire a ad arginare le folate dei bolzanini. Passivo! Qua c'era un passivo. Passivo, se questi non alzano il braccio, quel passivo siamo veramente. Mamma mia, insomma, le basi, dico io almeno le basi. Bravo! Grande parata di Postonia e Trieste ricarica in contropiede e c'è la rete di Trieste! La rete Trieste che si porta sul meno 2 con Di Nardo. Partita e giochi completamente riaperti quando mancano 19 minuti alla fine del secondo tempo. Fusina è costretto a chiamare time out, questo è un bel segnale per noi. 3 parate consecutive di Postone ci hanno permesso di riaprire completamente i giochi. A 20 minuti alla fine siamo sotto di 2 gol con i campioni d'Italia. Già questa la direbbe lunga, però dobbiamo riuscire a stringere quel poco che possiamo dare ancora tutti quanti per riuscire a fare, è fattibile, per me a questo punto la partita è aperta e vale tutto, dobbiamo riuscire a tenere duro e per cercare di giocarcela fino in fondo. Anche perché in 10 minuti si sono recuperati 3 reti, sono recuperate 3 reti. Sì, sì, assolutamente, 3 reti, eravamo sotto di 5 al primo tempo, la difesa è cominciata a girare, Postonia ha cominciato a parare e questo ci deve permettere di riaprire i giochi, anzi siamo lì perché 2 gol e la pallamano non sono nulla, non è un vantaggio rassicurante, quindi partita riaperta, abbiamo l'inerzia da nostra parte, adesso vediamo come reagirà Bolzano a questo time out, con i consigli che darà Fusina, ma siamo lì per giocarcela tutta. Ecco, nel frattempo speriamo nulla di grave per Michele Oveglia, pensi che potrà rientrare in campo o la partita è finita per lui? Ma lo vedo che sta provando a riscaldarsi di nuovo, ha un problema al ginocchio, vediamo, speriamo, perché Michele è importante sia in attacco sia in difesa, nella manovra, nella costruzione della manovra e anche in difesa. Vediamo se riesce a fare quel miracolo e riuscire a rientrare, perché veramente ci servirebbe, perché siamo con gli uomini contatti a questo punto. Con Cunha che ha 2 volte 2 minuti, abbiamo i difensori veramente contatti proprio. Certo che Trieste è stato fischiato veramente tutto contro. Diciamo che gli arbitri non ci stanno aiutando. Non è stato fischiato più di qualche passivo? Sì.
È stato fischiato appunto più di qualche passivo. A questo punto l'attacco non riesce a segnare, non riesce a entrare, l'arbitro dovrebbe alzare il braccio e indicare il passivo, ma mi pare che non hanno nessuna intenzione di farlo sti due. Veramente. Vediamo. Nel frattempo vediamo tutta la grinta di Giorgio Veglia in panchina. Certo, è corretto, Giorgio sta dando l'attacco. Grandissima parata di Thomas Postonia, veramente un grande Thomas Postonia che carica il pubblico e tutta Chiarbola in piedi. Rullo di tamburi, meno due con Trieste con la palla in mano. Abbiamo la palla per tornare a un gol. È chiaro che Bari comincia a bruciare, ma Postonia veramente è un secondo tempo incredibile. Ha preso 3-4 gol, ma ha fatto 8 parate, ha fatto. A me quello che ho contato io. Vediamo se riusciamo a segnare questo gol per tornare a un gol di differenza. Fallo, bene, bene, bravo da Piran. Adesso dobbiamo riuscire a trovare un gol in qualche maniera. E intanto il pubblico delle Paracarbola incita i suoi beniamini al grido di Forza Trieste. Importante rientro di Oveglia perché nelle rotazioni Visentini è costretto a giocare centrale adesso. Sicuramente perde un po', però vediamo se Michele riesce a rientrare, se no dovremmo far senza di lui. Peccato questa palla persa, poteva essere il meno uno per Trieste. Rimaniamo sempre sul punteggio di 23-21 in favore di Bolzano, quando sono passati 12 minuti e 49 secondi all'inizio del secondo tempo. Poi il fatto positivo è che probabilmente rientrerà Oveglia. Questo è importante per noi. E c'è rete nel frattempo del Bozen con Wittmann. Sì, gol un po' fortunoso perché è passato tra due braccia. Va bene, dai, però siamo là, dai, non c'è niente da dire. Vediamo se riesce a entrare Oveglia, che ripeto sarebbe importante, determinante nelle rotazioni, anche perché in questo momento sta mancando Visentini, è costretto a giocare centrale. Ma dai! Era rigore adesso, Anni ci è entrato tra i 6 metri, se viene toccato è rigore, ma ci sono le basi, dai, ma porca miseria. Va bene, giochiamocela lo stesso, dai. Ricordiamo sempre il punteggio 21-24 per Bozzano con Trieste che ha il possesso palla e cerca di scalfire il muro bolzanino. Grande lotta e palla nuovamente alla squadra ospite. Veramente un arbitraggio a senso unico, veramente poca roba. Poca roba perché anche il blocco di Di Nardo non è uscito né con le braccia né con niente, veramente poca roba. Adesso vediamo, dobbiamo perdere contatto, dobbiamo tenere bene in difesa, vediamo. E c'è la rete in pallonetto di Gaeta e quindi nuovamente Trieste sotto di 4, 25-21. Sì, sì, è il gol che non ci voleva di Gaeta, si sta risvegliando Gaeta, chiaro che torniamo sotto di 4. Siamo ancora lì, dobbiamo tenere duro. C'è molta difficoltà in questa 5-1 schierata da Fusina. Moltissima difficoltà e viene dato un rigore a favore di Trieste. Nardo che si è girato bene, ha preso la palla, si è girato bene, fa difesa in aria, rigore. E si incarica là di batterlo Anici. C'è la parata di Iudina sul rigore di Anici. Rimaniamo sempre sul 21-25 quando è passata esattamente la metà del secondo tempo. Quindi ancora 15 minuti, Trieste avrà la possibilità di ribaltare il risultato. E c'è nuovamente la rete di Bolzano con la Dovcic che porta nuovamente sul +5 la compagine ospite.
che anche il massimo vantaggio. Peccato perché eravamo rientrati a 2 gol, avevamo la palla per andare a 1. Invece abbiamo preso un gol da Polli, adesso di Pernici, 1 contro 1 di Radovcic, che è andato a puntarlo e gli ha lasciato lì in difesa e ha segnato un gol abbastanza facile. Vediamo adesso, si prepara Carpanese a entrare in difesa, cambia con Pernic, ci vuole più grinta in difesa, sono i pony questi giocatori, appena vedono uno che possono puntarlo lo prendono di mira e come ha fatto adesso benissimo Radovcic. Nulla di fatto per Trieste e Bolzano nuovamente a cercare l'allungo. Chiaro, adesso diventa difficile, è abbastanza dura, però dobbiamo riuscire a mantenerci in scia, perché per prendere un altro gol adesso vuol dire andare a 6, a 14 minuti alla fine diventa veramente ardua la cosa. Vediamo. Bravo. E grandissima parata di Thomas Postonia. Dai che Trieste cerca di entrare in partita. Questa difesa è veramente forte. No, un brutto fallo di Camera che è arrivato in pugno, è andato in faccia a beccare in faccia Visentin. Ma veramente. Vabbè, dai, abbiamo 14 minuti per poterla a portare a casa questa partita. Siamo in attacco, dobbiamo riuscire a segnare un gol e poi riaprire e poi difendere come matti. Questa è l'unica chiave. Diciamo che il Bozen ha dimostrato veramente, come dicevi, tutta la sua forza, sicuramente la miglior squadra vista che Arbole ha quest'anno. Ma senza ombra di dubbio è la squadra più completa, squadra forte, esperta, ben allenata, veramente impressionante come team proprio. Una squadra anche che ha investito molto. Ah, sicuramente, leggi sulle maglie, se guardi le maglie di quanti sponsor che hanno, sicuramente penso che è una delle squadre più ricche del campionato, è chiaro, avendo la possibilità di prendere giocatori da fuori perché ha una base di bolzanini, ma almeno 4-5 giocatori che vengono da fuori, di avere anche soldi da investire su questi. Chiaro che è più facile così. Nel frattempo capitano Visentini sbaglia il tiro. Adesso entra Carpanese che si posiziona a uomo su Gaeta. Abbiamo davanti Pirker, sale a terzino e lascia Gaeta sull'ala. Adesso sarebbe un momento buono per cercare di recuperare qualche palla, perché a livello di attaccanti hanno forse... E c'è la lungo di Bolzano, massimo vantaggio 27-21. Sì, adesso Sporcic, che fino adesso è stato un po' dormiente, si è svegliato, è chiaro che se deve tirare fuori le castagne dal fuoco ci pensa lui. È chiaro, ripeto, le scelte che ha in attacco Bolzano sono molto più vaste di quelle che ha Trieste. E adesso c'è il time out chiesto da Giorgio Veglia, che cercherà di giocare il tutto per tutto quando mancano 13 minuti e il divario diventa veramente, sicuramente non impossibile, ma difficile. Sì, ma peccato perché in 17 minuti abbiamo preso solo 7 gol, quindi la difesa ha reagito molto bene. Il problema è che ne abbiamo segnati solo 6, questo è il discorso, e quindi il divario praticamente è rimasto invariato, nonostante siamo arrivati con la palla del meno 1 due volte, potevamo riaprire la partita. Diciamo che paghiamo un po' d'azio anche con l'infortunio di Oveglia, che non ci permette di avere un centrale tiratore, ma dobbiamo spostare Visentin, che tiratore non è, più giocatore di manovra sicuramente, si sta sacrificando molto, molto per la squadra, però è chiaro che è un altro tipo di giocatore. E si riprende il gioco dopo il time out chiesto da Trieste. Ricordiamo nuovamente il punteggio che vede la formazione ospite in vantaggio, quel punteggio di 27-21, con Trieste che cerca di colmare il divario. Sì, chiaro, loro hanno mantenuto praticamente, sono entrati anche loro in 6-0, fa la parte di Cuniac. Diciamo che veramente la difesa trotesina
veramente molto molto ermetica. Non ha sbagliato praticamente niente. Assolutamente no, che abbiano giocato in 5-1 il primo tempo, in 6-0 il secondo tempo, veramente una difesa molto buona. E c'è la rete di Pirker che porta sul 28-21 Bolzano. Diciamo che dopo un primo tempo di Gaeta che ha segnato, adesso cominciano a segnare un po' tutti da parte ospite. Questa è la forza della squadra, straniero Sporcic, Turkovic espulso, mettono dentro Widman, hanno una scelta, una pletora, pur avendo, ripeto, una panchina non tanto lunga come l'anno scorso, sono una squadra che almeno nei ruoli di terzini può avere due giocatori per ruolo, perché o Gaeta o Pirker a destra, Widman o Turkovic a sinistra, Sporcic centrale, con Radovici che può salire a giocare anche lui, coprire uno dei ruoli del terzini, cioè veramente non so quante squadre abbiano la possibilità di così di giocare e di poter cambiare, avere giocatori interscambiabili in questa maniera. E c'è la rete di Trieste, la rete di Rapidan porta Trieste sul 22 mentre Bolzano ne ha 28. Diciamo che appunto non si è neanche risentito molto l'espulsione. No, abbiamo avuto una fiammata sicuramente a pochi minuti fa, quando siamo arrivati, ripeto, a un gol, è chiaro che ha avuto la palla per giocarla, bellissima palla recuperata di Visentin. E c'è la rete di Trieste con Di Nardo, e Trieste 23, Bolzano 28. Dai, 10 minuti di fiamma ci vogliono, 10 minuti, siamo sicuramente, 5 gol sono tanti in questo momento, a 10 minuti dalla fine, però dobbiamo avere 10 minuti di orgoglio per vedere cosa si può fare. Bisogna tirare fuori, come si dice, gli attributi. Ma su questo non c'è dubbio, Trieste li tira fuori sempre, ce li ha sempre pronti a usarli. È chiaro che, ripeto, la cosa è difficile perché hai davanti una signora squadra, chiaro, e quindi adesso abbiamo una difesa aggressiva parecchio di Carpanese su Gaeta Uomo e di Tapiran che gioca aggressivo anche lui su Radovcic o Widman, vediamo. E c'è la rete di Widman che ha scheggiato il palo e la palla è entrata in rete. Bolzano 29, Trieste 23. Fatica perché, ripeto, Widman, che forse era il più debole dei tre terzini, alla fine ha fatto già 4 gol, quindi è impressionante appunto l'interscambiabilità che ha Bolzano nei suoi giocatori. Se ce n'è uno sottotono è la terza volta che Cugna si fa stoppare. Nulla di fatto per Trieste, riprende Bolzano quando mancano 10 minuti esatti alla fine dell'incontro. Ricordiamo nuovamente il punteggio che è di 29 a 23 in favore della compagine ospite. Sì, è chiaro che affronti una squadra forte, adesso vediamo, bravo. Adesso cominciano anche a segnare dalla lunga distanza. È chiaro, se gli lasci mezzo metro questi sono i migliori giocatori italiani, Radovcic è forse in assoluto il giocatore italiano più forte in questo momento. Se gli lasci mezzo metro, lui te lo prende, e sa cosa deve fare e lo fa molto bene. E c'è la rete di Trieste, di Anici, e Trieste 24, Bolzano 30. Sono 6 le reti che distanziano le due formazioni. Sì, forse un po' troppo pesante questo divario, perché per certi sprazzi abbiamo giocato alle pari con loro. È chiaro che adesso 6 gol a 9 minuti è abbastanza difficile, però diciamo che anche come abbiamo giocato l'andata a Bolzano, oggi abbiamo giocato, direi tutto sommato, una buona partita, stiamo giocando una buona partita, e qualche cartuccia da sparare. Questa è presa da un film. sì, finale thrilling speriamo. E dopo la grande parata di Pastore a Trieste si porta nuovamente in rete con Anici, meno 5, c'è stato un parziale di 2 reti a 0 in favore di Trieste, meno 5. Gli ultimi,
ultime cartucce che abbiamo. Una partita molto dispendiosa sul piano fisico sicuramente, però ripeto, abbiamo anche noi qualche cartuccia ancora da sparare, cerchiamo di tenere al meglio, abbiamo ancora 7 minuti, 8 minuti per 5 gol, diciamo che non è ancora chiuso del tutto, ecco, il discorso. E c'è il grande muro biancorosso e Trieste può ripartire in contropiede con Sirotic che va a rete, meno 4, Trieste 26 e Bolzano 30, questa è la grinta, questa è la forza di Trieste, dai che si ritorna in partita. Abbiamo ancora, vedi, siamo per il discorso che non siamo mai morti, le palle ce le abbiamo, non siamo mai morti, giochiamo sempre a viso aperto e siamo, vedi, nonostante io potessi dire che è una partita chiusa con sono di 7-8 gol, adesso siamo di nuovo a 4 gol a 6 minuti alla fine, quindi ancora aperta, vediamo. Intanto viene da Guido Carpanese. Sì, va bene. L'arbitro deve fare il protagonista, va bene, ci sta. Il problema è che non prenda 2 minuti. Comunque veramente anche questa è una decisione abbastanza discutibile. Sì, ma no, diciamo che adesso veramente la palla Camera poteva agguantarla, ha fatto fallo, non so se Di Nardo o Vicentin, ci sta. Però è ben prima che le decisioni hanno lasciato perplessi. Vediamo che mancano 7 minuti alla fine dell'incontro. Trieste è sotto di 4, 26 a 30, con la palla in possesso di Bolzano. Sono riuscissimo a recuperarla e non prendere gol. Era palla nostra perché la palla... Passi! Qua c'erano passi, ma intanto c'è Bolzano che cerca di andare in rete con Radovcic, ma c'è la grande parata di Postonia e subito Trieste cerca di accorciare. Riuscire ad arrivare a 3 gol a 5 minuti dalla fine vuol dire riaprire per l'ennesima volta sta partita. Trieste non muore mai. Adesso vediamo se riusciamo a segnare un gol. Magari un gol di Cunha che fino adesso al secondo tempo ha fatto poco. Vediamo come siamo messi e potremo riaprirla per l'ennesima volta. Forse bisognerebbe velocizzare un po' più il gioco. Sì, sicuramente, però è chiaro, ripeto che la difesa è parecchio aggressiva anche loro. Difesa aggressiva che puntano tutto sul fattore fisico. Sì, sicuramente il fallo fisico. Adesso era un fallo di 2 minuti di Obrist, però anche qua gli arbitri lasciamo stare, ma fa niente, dai, fa niente. Dobbiamo giocarcela e vincerla se riusciamo con le nostre mani. Nel frattempo viene asciugato il parquet, si riprenderà l'incontro fra qualche istante. La Trieste Maidoma che cerca di rientrare in partita. Sarebbe utile segnare il prima possibile per accorciare ulteriormente le distanze e cercare di giocarsela tutto negli ultimissimi minuti. E qua c'è la parata del portiere Iurina e Bolzano riprende il possesso palle. È un gol difficile, un tiro difficile di Siro, diceva l'angolo abbastanza chiuso, però eravamo sotto passivo, ha dovuto forzare il tiro. Adesso dobbiamo far dare il 120% in difesa per cercare di recuperare ancora sta palla, ancora una volta fare una super difesa. Vediamo come siamo messi. Anche qua forse c'era un passivo e c'è la rete di Bolzano con numero 19 Gaeta e Bolzano si porta la mente sul più 5, 31-26. 5 minuti esatti alla fine della partita con Trieste che tenta veramente il tutto per tutto. Ma sì, anche qua adesso che Bolzano era sotto passivo, ma si aspettano 10 secondi per fischiare un passivo, veramente. Vabbè, adesso vediamo come va, è chiaro che dobbiamo accelerare i tempi al massimo in attacco per poter cercare di fare qualcosa perché il tempo stringe. E ce l'avete! La rete di Trieste con Anici!
Teste torna nuovamente a meno 4, 27 a 31. Bel gol di Anici, bel gol in doppio appoggio. È chiaro che dobbiamo accelerare i tempi al massimo adesso, perché se vogliamo cercare di recuperare dobbiamo tenere i tempi, veramente. Diciamo che si avrebbero magari un due contropiedi per riuscire a riaprire. Ben utile sarebbero. Però... ben utile sarebbero un due contropiedi, però anche Bolzano ha l'interesse di giocare al massimo in attacco come tempo, perché per passare il tempo di accelerare, quindi è difficile un po' la situazione. E c'è Calpanese, solo il contropiede, va a rete! Vedi che sono stato un buon profeta. Calpanese segna la 28esima rete per Trieste. Trieste è sotto di 3. Calpanese incita il pubblico. Ti dicevo, il contropiede. Il contropiede, sei stato un buon profeta, perché il gol di Calpanese è nato da una palla recuperata di Dapirà. Dobbiamo giocare molto aggressivi, mancano 3 minuti praticamente, un po' di più, e siamo a 3 gol. Diciamo che l'incontro si fa abbastanza nervoso. Acceso, sì, ma veramente adesso da camera aveva perso 10 secondi per far asciugare il campo e questi due arbitri come polli sono caduti dentro, veramente. Vabbè, ma non è importante, adesso dobbiamo giocare questi 3 minuti finali al 1000% e vedere se riusciamo a fare ancora un risultato buono, perché diciamo che il tempo c'è, è chiaro, vediamo. Anche Bolzano dovrà far inventarsi qualcosa. Bene. Grandissima parata! Parata del portiere Giuliano, ma viene fischiato veramente un fallo inesistente contro Trieste. Veramente una decisione che rischia di sfalsare il risultato. Veramente la panchina di Trieste giustamente si accende. Una decisione veramente discutibilissima. Una discutibilissima questa. E nel frattempo viene fischiato un time out per Bolzano. Fucina chiama i suoi a raccolta. Veramente una partita che rischia di essere sfalsata a questo punto. Ah, lascia perdere sti due, cioè veramente. Era una palla nota recuperata, questo fischia fallo gli dà un altro attacco a Bolzano. Ma non, a Bolzano non ha bisogno di questi favori, vince la partita dallo stesso con i suoi giocatori, col talento che ha. Non ha bisogno di questi due fenomeni che vengono a rovinare una bellissima partita di palle a mano qua a Trieste. Veramente, se questi sono gli arbitri emergenti della palle a mano italiana, allora è giusto che la palle a mano italiana sia al posto dove sta, perché veramente, se questi vengono valutati come migliori tra le coppie nuove della palle a mano italiana, allora vado a abitare anch'io a sto punto, va. Forse farò qualcosa, veramente, pessimi. Pessimi, veramente, hanno rovinato una partita, hanno rovinato, veramente, veramente pessimi. Bolzano non ha bisogno d'aiuto, non ha bisogno di sti regali, vince lo stesso la partita se vuole, non ha bisogno di sti regali, veramente, pessimi, proprio veramente, hanno rovinato tutta la partita, uno si sacrifica, una si... E Bolzano si porta la mente sulle più 4, 32 a 28. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine dell'incontro. Un vero peccato, perché Trieste veramente sta diventando veramente molto molto bene in partita. Ma Trieste ha giocato una gran partita, Trieste. Adesso ovviamente non ha bisogno di sti regali per vincere a Trieste. Non ha bisogno di sti regali, veramente. Gli arbitri così incompetenti, veramente, non finirò, ora non lo so, però veramente hanno rovinato una partita che poteva essere molto, molto bella e vincente. Fa niente, va bene lo stesso, andiamo avanti così. Adesso ormai forse sono saltati anche un po' tutti gli schemi, no? Ma sì, ormai cosa vuoi, nervosissimi giocatori, cioè ti vedi con la possibilità di tornare a un gol e vedi sta roba qua. Un minuto e mezzo alla fine dell'incontro, Bolzano 33, Trieste 28,
ma veramente una partita molto discutibile su certi fattori. Intanto c'è stata la rete di Anici, 29 a 33. Mai saltato tutto, si gioca l'arma bianca, si gioca l'arma bianca, manca un minuto, ormai Bolzano ha fatto il risultato, però dico la verità, Trieste ha giocato una grandissima partita di orgoglio, di tutto quello che aveva, rovinata da due incompetenti che veramente è meglio che siano a casa, va piuttosto di finire a fare gli abiti di palle a mano. Ultimi 30 secondi della partita. Con Bolzano in avanti, ma c'è recupero di Carpanese, ma viene fischiato veramente tutto contro Trieste, veramente scandaloso questo arbitraggio di oggi. Veramente, guarda, se questa è la palla a mano, così sono gli arbitri noi giovani che la palla a mano deve lanciare, stiamo a casa tutti, che facciamo prima, un arbitraggio sconvolgente, guarda. E li hanno programmati come migliori arbitri di emergenti in Italia, ma veramente non servono, guarda, è meglio che vengano arbitrati i vecchi arbitri che sono molto meglio di questi qua. Intanto c'è la rete di Trieste che ha corso distanza sul 30-33, mancano 5 secondi alla fine dell'incontro, ormai praticamente finito l'incontro, con Trieste che esce sconfitta con il punteggio di 30-33. E si chiude così il 2013. Bolzano esce vittoriosa dal campo di Trieste. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi dell'ascolto, ringraziare Marco Luca per il suo commento tecnico e augurarvi un buon Natale e un sereno e felice 2014. Ci sentiremo con l'anno nuovo. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Trieste Oggi.